parto proprio dal paradosso dell'essere umano che è l'unico che riesce poi a prendere le materie prime, a lavorarci e trasformarle e rendere poi il mondo invaso da queste materie plastiche che sono molto affascinanti, però anche decisamente devastanti. Cerco sempre di dialogare, di usare il gioco per veicolare messaggi un po' più seri, in questo caso appunto esaltare le materie plastiche, questo elemento in questo caso assolutamente affascinante con questa mutazione di colore e però allo stesso tempo come se fosse un allarme, e questi insetti sono anche un'elaborazione di quello che è il mutamento, di quello che sta avvenendo anche in natura, sempre a causa dell'uomo. Secondo me è un effettivo sentire che un po' tutti devono cercare anche di veicolare, e l'artista sicuramente in questo è forse più sensibile e sente maggiormente questa urgenza. È sempre la natura e l'interazione con l'essere umano, per cui la natura, con la sua bellezza di fiori, di colori, che viene schiacciata, in questo caso sì, dalle barre di ferro, però da noi umani.